La mostra su Adelaide Ristori si svolge in questo contesto meraviglioso di Palazzo Lomellino, nasce dalla collaborazione di Comune e Regione Liguria con la regia del Museo dell'Attore. Museo dell'Attore col quale il Comune di Genova collabora, promuove, e questa è una delle manifestazioni, direi quest'anno la migliore e la più amata. Si tratta di una donna che già nell'Ottocento era una grande attrice, una grande imprenditrice, ha in pratica girato il mondo in uno scenario, in un contesto dove sicuramente la donna non aveva una grande valorizzazione, e quindi è un modello che possiamo sicuramente ammirare e le cui gesta possiamo ripercorrere tutti per creare quello spazio anche a livello internazionale che oggi Genova vuole dare, e questa è sicuramente una spinta in quel senso. La mostra Palazzo Nicolosio Lomellino, i costumi di Adelaide Ristori, teatro e alta moda, espone 12 costumi completi fra i 15 che la grande attrice ci ha lasciato. È una mostra straordinaria perché permette innanzitutto di osservare dei pezzi che sono unici, molto rari, con delle manifatture raffinate. È una mostra che ci permette di capire come Adelaide Ristori utilizzava il costume teatrale, come riusciva ad arrivare al pubblico, anche un pubblico che non capiva la lingua italiana. Non dimentichiamoci che Adelaide Ristori ha recitato in tutto il mondo, non solo in Italia, in Europa, nelle Americhe, in Nord America, in Sud America, in Oceania, in Australia, nella seconda metà dell'Ottocento. Ecco, a questo pubblico che non capiva la nostra lingua, l'italiano, Adelaide Ristori arrivava attraverso dei costumi iconici che portavano lo spettatore a identificarsi nelle grandi regine tragiche che erano il centro del suo repertorio. E in questa sala in particolare possiamo ammirare i pezzi più importanti e rari di questa collezione. Sono i pezzi fermati dal primo couturier che oggi possiamo chiamare in questo modo, cioè colui che ha inventato l'alta moda. Sto parlando di Charles Friedrich Worth, l'uomo che per primo ha apposto le etichette con il nome della propria manifattura agli abiti, l'uomo che ha iniziato a fare sfilare le manichè nella Parigi del Secondo Impero e a fare di quello che era un artigianato un'industria di lusso.